Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla per quello che è, un oceano da attraversare, per un cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Buongiorno, buongiorno carissimi amici all'ascolto, bentornati a Radio Dimensione Stereo. Gianluigi Viaggio e Vedo che vi parla per il programma Radio e Turismo. Oggi è 9 luglio del 2014 e come insieme ormai da due mesi parleremo del nostro amato turismo e la racconteremo per informarvi sulla prossima stagione estiva e tante altre curiosità. Intanto vi invito a collegarvi anche sulla Radio Gioia Paradise Amica su 96.6 e al telefonito potete ascoltare sulla nostra applicazione Radio Espansione. Per entrare in contatto con noi e i numeri sono 06 93 54 30 17, oppure potete mandare un SMS al 393 06 70 199. Bene, la scaletta di oggi, carissimi amici, parleremo del Sunny Beach con il nostro collega Michele, poi racconteremo Maurizio il giornalaio, anzi colgo l'occasione per salutarlo perché è carissimo amico che mi aiuta quando faccio i matrimoni, perché lui è titolare di un site che è fantastico e dovete vedere, che se dovete fare un matrimonio chiamatemi perché ve lo faccio provare, è qualcosa di bello. Poi ancora parleremo con il mio collega Tommaso, la guida dalle Isole Eolie, la stupenda Sicilia, terra fantastica in questo momento piena di sole, di vita, ci racconterà delle belle. Poi ancora un accenno ai nostri amici a quattro zampi, Belosetti, che io adoro, anzi con l'occasione saluto gli amici del turismo a quattro zampe, l'appassionato del pastore tedesco. Qui parleremo ancora di come portarli in viaggio con noi nelle regioni della Sardegna, Toscana e la Puglia, dove il Viaggio e Vedo ha tutte le sue strutture recettive. Poi ancora parleremo con Giorgio, il nostro commerciale per il Brasile,
e qui racconteremo i 7 posti più belli, proprio uno per ogni gol che ha subito ieri la nazionale, che è cosa sicuramente che resterà nella storia. Poi con me oggi in studio abbiamo Paola, responsabile per l'Australia Viaggio e Vita, la nostra esperta a cui affidiamo le nostre cure, i nostri migliori clienti, ce li facciamo curare da lei. E ancora Brucia Padelle, le ricette d'Italia in tavola, e poi per il turismo della memoria interviene la nostra collega e amica guida del Triveneto, Roberta Bressan, e questa oggi parleremo di Caporetto, la prima guerra mondiale, i territori ieri e oggi, e poi in chiusura il turismo, quello che piace a noi, cuore e coccole, weekend romantici con tutti i pacchetti proposti da Viaggio e Vedo per questa estate. Dunque una cosa molto, molto ricca, una scaletta importante, però non posso cominciare se non per fare i saluti anche di buon compleanno a Antonella Di Campo per i suoi 52 anni, la mia collega Sara Di Giacomo, e poi soprattutto un caro saluto a Gianfranco Pellicciari e a Leonardo Sautariello, carissimo amico, anche lui di vecchia data. Auguri per una buona giornata e state in ascolto con noi. Bene, allora, come dicevamo all'inizio, ora ci metteremo in contatto con il nostro amico Michele della Meriva Viaggi, e parleremo di questo villaggio in Bulgaria, sul Mar Nero, ed è una cosa molto importante perché le persone non, è una destinazione che cominciano a scoprire, però onestamente posso assicurarvi che vale la pena rivolgerci un po' d'attenzione, perché è l'opposto di Ibiza, praticamente è la stessa cosa che si può trovare in Spagna, ma a costi veramente più contenuti. È un'idea, è una regione che si può come si dice, visitare in maniera fantastica senza spendere grossi soldi. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. Pronto? Vediamo un po' se siamo in collegamento, vediamo se riesco a chiamarlo. Bene, ci facciamo provare alla regia e intanto noi continuiamo a parlare di questa destinazione che comunque ha qualcosa di particolare. Poi è raggiungibile da sia da Roma, sia con i voli di linea, sia da Napoli e da Bari, con i charter organizzati appunto dalla Meriva Viaggi. E una cosa molto interessante, che questo vi voglio raccontare, intanto vediamo se ci siamo usciti. Pronto? Michele? Mi senti? Pronto? Michele, sei in ascolto? Ah, ok, allora proviamo a richiamarlo. Ok, Michele, mi senti? Pronto? No, proviamo, lo provo a... No. Michele, mi senti? Sì, ti sento, mi vuoi chiamare da fisso? Sì, pronto. Oh, eccoci qua, ci siamo trovati. Buongiorno Michele, stavo accennando al tuo gioiello, il Sunny Beach sul Mar Nero, un gioiello di albergo, di destinazione, soprattutto molto interessante per tanti ragazzi italiani che vogliono fare una vacanza senza spendere una fortuna, ma divertirsi, star bene e soprattutto trovare quel divertimento che potrebbero magari trovare sulle spiagge spagnole, ma a costi molto più elevati, mentre qui è più abbordabile, stesso divertimento e soprattutto dei costi inferiori, che in questo momento non è poco, e senza rinunciare alla qualità. Insomma, ecco, tutto questo è il Sunny Beach, ma io penso che tu puoi raccontarlo ancora meglio di me. Michele? Pronto? Pronto, mi senti? Sì, adesso sì, adesso sì. Ok. Ecco, diciamo che Sunny Beach è la valida alternativa all'Ibiza, tant'è certo che viene definita Ibiza dell'Est. Certo. Parlando di Sunny Beach si trova sul Mar Nero, 400 chilometri da Sofia, la capitale. Sì. Abbiamo come morfologia, la possiamo immaginare Rimini come tipologia, certo, certo. 650.000 posti letto, mamma mia, alberghi non più vecchi di 15 anni, dunque molto recente, dove anche la... Come? Molto recente rispetto al turismo che normalmente si trova. Sì, è molto recente.
e diciamo che dove anche l'appartamento mare ha, all'interno ha il televisore al plasma e certo, hanno una metratura che vanno dai 70 ai 130 metri quadri. Questa permette, questo lavoro è una cosa molto importante, in quanto non sempre si trova alla, questa disponibilità di metratura, a volte gli danno degli appartamenti che sono veramente poco più grandi di un box, e questo insomma invece ecco. Sono abbastanza ridicoli. La particolarità anche degli appartamenti, se dobbiamo parlare di strutture, è che sono dei residence e tutti, la maggior parte, hanno la piscina, hanno il grill, certo, e anche le spa, perché loro per cultura, il popolo dell'est, avevano le spa nella testa, insomma li obbligavano una volta a settimana ad andare a fare le spa, certo, certo, le terme. Meriva ha selezionato delle strutture in prima linea, perciò, e in seconda linea, praticamente fronte mare, certo. Sì, praticamente fronte mare, certo. E come seconda linea abbiamo il che delimita è il corso, è il The Flower, ecco, dove su questo corso, che è tipo, per dare un'idea, è tipo il viale Ceccarini della situazione, certo, dove uno può trovare tutti i localini, i corner bar, il Burger King, il McDonald's, e tra l'altro trova anche il ristorante Alfredo La Scrofa. Quello che dicevamo, appunto, ecco. Perché, quello che dicevamo, ecco. Carissimi amici, per me, ecco, importante questo, perché trovare per noi italiani, che comunque il piacere di mangiare ci accompagna sempre, anche in vacanza, anche lì sul Mar Nero, provate a immaginare, ecco, chiudete gli occhi, siete in riva al Mar Nero e mangiate le fettuccine di Alfredo La Scrofa, voglio dire, insomma. Mangiamo le fettuccine, sì, mangiamo le fettuccine di Alfredo La Scrofa direttamente in centro al corso The Flower. Cosa non da poco, perché chiaramente noi sappiamo quanto è importante, no, il risultato del mangiare, anche se poi insomma, se uno va da queste parti principalmente va per vedere cose diverse, per fare festa tutte le sere, perché mi dicevi che praticamente gli eventi sono uno dietro l'altro, perciò sì, abbiamo sì, Sunny Beach ha 30 discoteche all'attivo, ha 3 organizzazioni, tra cui Cacao Beach, Event e Cocktail Drew, certo, che tutte le sere organizzano eventi portando a Sunny Beach, e questo lo potete vedere sulla pagina Facebook Vacanze a Sunny Beach 2014, tutti i migliori DJ nazionali e internazionali, con la differenza, Gianluigi, che se io vado, mettendo a confronto le due località, Ibiza e Sunny Beach, se io vado in una discoteca a Ibiza pago 50 euro l'ingresso, certo, se io vado a Sunny Beach pago l'ingresso 5 euro, una bottiglia per 4 ragazzi la pago 40 euro, certo, e poi per non parlare, insomma, perché uno dovrebbe venire a Sunny Beach? Uno dovrebbe venire a Sunny Beach, uno perché c'è il divertimento, sicuramente, due perché realmente il costo del doposole è veramente basso, se vogliamo parlare, scendere proprio nei minimi termini, cioè una cena la paghiamo 12 euro, no, ma che 12 euro, la paghiamo 6 euro nei locali tipici bulgari, certo, allora. Una birra da 3 litri la paghiamo 1,20 euro, un pacchetto di sigarette lo paghiamo 2,50 euro, alla portata di molti ragazzi, e questo fa la differenza con Ibiza, perché è vero, certo, che cioè io a Ibiza posso trovare dei pacchetti a 1000 euro, 1100, qua posso partire la settimana per agosto con 600 euro, però a voglia spende 500 euro di differenza, cioè 500 euro sono tanti, trasformati in leva, sono la moneta locale, certo, le 1000 leva, e
qui mille leva è come se fossero 1.000 euro in potere d'acquisto. Mamma mia, la voglia, insomma, cioè, era quello che dicevamo, insomma, ecco perché molti turisti, anche inglesi, anche tedeschi, si stanno rivolgendo da quella parte, perché chiaramente Ibiza è diventato impossibile. Io mi ricordo che mio figlio Alessandro, anzi colgo l'occasione per salutarlo, che lui è in agenzia, e praticamente ha pagato una birra da 15 euro a Ibiza, insomma. Voglio dire, No. Qua i cocktail, guarda, i cocktail stanno a 3 leva e 50. Ecco. Poi c'è questa organizzazione che si chiama Cocktail, che sì, praticamente mette insieme 100 ragazzi e 100 ragazze. Certo. Fanno il giro dei pub, c'hai un'ora di tempo per poter bere quello che vuoi. Quello che ce la fai, insomma, soprattutto. Quello che ce la fai. Poi, dopodiché, venire a Sunny Beach, oltre il budget, è ammirare anche le bellezze balcaniche. Sicuramente. E questo faccio riferimento ai maschietti, perché veramente abbiamo un mix di etnie meraviglioso. Vero, vero. Comunque ricordiamoci che il Mar Nero è stato sempre comunque il mare dell'ex Unione Sovietica, sì, quindi questo fa sì che il 40% di presenze sono russe, il 30% sono inglesi, poi abbiamo tedeschi, abbiamo una vera moltitudine europea, cioè io la definirei una vacanza europea, all'incontro anche di altre realtà, perché insomma ci si può divertire sì, molto. Beh, ma abbiamo fatto bene a parlarne, perché insomma, come sempre, come diciamo anche noi nella nostra agenzia, come anche la Meripa Viaggi, giustamente il mio collega, nessun agente di viaggio, una volta entrati clienti in agenzia, ha come obiettivo quello di rovinare la vacanza, assolutamente no. Per noi più state bene e meglio stiamo anche noi, perché comunque abbiamo intenzione di farvi divertire. La nostra obiettivo, l'obiettivo di Radio Dimensione Stereo, l'obiettivo di Viaggio e Vedo e di Radio Gioia Paradise Amici è quello di informare, perché nell'informazione sta anche il risparmio, come abbiamo visto adesso. Noi abbiamo detto che se dei ragazzi vogliono partire nella settimana di Ferragosto, andare a Sunny Beach può costare dai 600 ai 650 euro, e andare a Ibiza a 650 euro, sì e no, se ci prendo il volo. Sì, abbiamo anche la settimana di Ferragosto in appartamento. Sì. In appartamento la settimana, guarda, leggo l'offerta, perché tanto leggiamo. Non... Sì, facciamo prima. Ecco, benissimo. Allora, in appartamento con i nostri voli charter, perché adesso parleremo anche da dove partiamo, certo, come si arriva e quant'altro, certo, con i nostri voli charter, la partenza del 9 di agosto, sì, siamo a 502 euro, la partenza del 16 agosto siamo a 434 euro in appartamento. Certo, ma uno consiglia anche di, diciamo, visto i prezzi, magari conviene anche scegliere una sistemazione un po' più forte. E dicevamo, sì, che comunque le partenze sono da Napoli e da Bari, dunque anche se uno ci mette il treno andata e ritorno, comunque ci guadagna rispetto a partire dall'altra parte, insomma. Sì, poi abbiamo fatto un accordo particolare con AirBG, che è la, sì, compagnia di bandiera, e riusciamo a partire anche da Roma, sì, perché come si raggiunge ecco, questo è importante. Sunny Beach. Certo. Ok, allora, fortunatamente ancora non abbiamo le low cost che arrivano a rovinare il prodotto, ecco, questo quindi è importante. Chi vuole arrivare nel Mar Nero può partire o con i nostri charter da Bari e da Napoli con partenza il 26 di luglio, sì, oppure può fare Roma-Sofia, scalo tecnico di 3 ore, ripartenza, sì, per Burgas, che è l'aeroporto più vicino a Sunny Beach, sì, da Sofia sono 400 km, è vero pure che si può andare con degli autobus, però sì, vabbè, diciamo insomma, che poi è una scelta, consigliamo, sì, l'aereo. Certo. Consigliamo l'aereo. Dopodiché, quando arrivano a Sunny Beach, il tour operator ha gli uffici sia a Sofia che a Sunny Beach. Abbiamo tutti gli assistenti che parlano italiano, che non è poco, il problema della lingua è caduto. Come? Il problema della lingua è caduto, non c'è più.
No, il problema della lingua non c'è più, ma anche perché adesso, viva Dio, lì parlano tutti inglese, quindi non è che bastano 100 parole. Poi bisogna sfatare il mito che la Bulgaria è fornitore per l'Italia esclusivamente di badanti, perché non è vero. No, assolutamente no, anzi sono molto, molto preparati su questo punto di vista, anzi gente guardate che il target si è molto elevato, sicuramente. Non pensate di trovare i carretti con i cavalli. No, poi in quella località proprio no. Assolutamente no. È una località europea, certo. Ve lo posso dire perché noi comunque abbiamo gli uffici giù, io ci passo 6-7 mesi all'anno, quindi te posso dire che non è assolutamente vero, certo. Anzi, il parco macchine, queste sono curiosità così, certo. Parco macchine, vettura è più nuovo qua in Bulgaria che... È un po' l'Italia del dopoguerra, l'Italia degli anni 60 che sta spingendo con un prodotto interno lordo molto elevato. Sì. Loro sono molto, sono persone miti, umili, sono aperti al turismo, sono aperti al turismo perché comunque hanno capito che è il loro pane. Certo, tutte queste offerte chiaramente che il collega Michele sta parlando, voi potete acquistarle tranquillamente, la Viaggio e Veto in via Bartolo Longo, uno nel quartiere di Re Bibbia, e ovviamente potete mandarci un'email a gianluigi@viaggioeveto.it, saremo ben felici di girarvi l'offerta di cui abbiamo parlato in questo momento, insomma, ecco. Credo che sia importante questo anche dire, perché toccare poi con mano l'offerta è importante e poi spiegare quello come stiamo facendo noi. Ricordiamo che comunque Michele farà un altro intervento la prossima settimana proprio per ribadire ancora quanto è bella questa destinazione e l'opportunità di cogliere, di fare una vacanza con un costo relativamente basso, ma proporzionato a quello che poi il soggiorno sul posto, cioè non stiamo comprando il pagare meno non vuol dire in questo caso non vuol dire ricevere meno, ecco. Attenzione, non vuol dire ricevere meno, prego, costa meno per un semplice motivo, che in Bulgaria le tasse costano meno, certo, di conseguenza qui le tasse sono al 10%, quindi di conseguenza è tutto correlato a quello che ci dà il prezzo. Certo. Dopodiché il doposole, le serate potete trovare sul sito, come dicevo prima, o megaviaggi.it o vacanzeasannibeach.it e relativa pagina Facebook, dove ci sono tutte le varie. Il target adeguato per questa località va dai 18 ai 30 anni. Ma non perché le famiglie non ci stanno bene, perché comunque abbiamo famiglie olandesi, famiglie inglesi, è quello che vi pare. Certo. Questa è una sorta di Luna Park a cielo aperto, dove ci sono un miscuglio di etnie di questi paesi, della Russia, dell'Inghilterra, di quello e di quell'altro, dove non si tocca con mano realmente la realtà bulgara, perché quella la possiamo trovare, ne parleremo nella prossima puntata, di Golden Sands e di Varna, parlando di Golden Sands e di Varna, che sono a 80 km Varna da Sunny Beach, è un'altra realtà dove si entra veramente in commissione con il popolo bulgaro. Questa è una località così, troviamo acquaparchi, troviamo di tutto, cioè è un divertimento H24. È un piacere scoprirlo. Bene, io ti ringrazio di essere stato con noi, ci diamo appuntamento alla prossima settimana e come sempre il nostro amico Ivan Passeri, come finirà la puntata te la inviamo, perché ci fa piacere condividere con te l'esperienza di questo intervento. Grazie ancora, grazie per aver presentato il Mar Nero, buona giornata e buon lavoro Michele, buon lavoro a tutti. Grazie a te. Ciao Gianluigi, ciao. Carissimi amici all'ascolto, come vedete seguirci è sempre una
un conveniente, ecco, diciamo questo, come dice sempre Ivan quando lancia la pubblicità, seguire noi è conveniente e questo ci fa piacere. Bene, abbiamo ancora qualche minuto prima della viabilità e io torno a parlare appunto di persone che fanno, che mi chiedono sempre vacanze. Allora, stamane, prima di, come dicevo, prima di venire in radio, sono passato dal mio carissimo amico Maurizio Giornalaio, perché è di fronte proprio a me. E appunto vi parlavamo appunto di che come diciamo il suo, come me, ecco, abbiamo un matrimonio in corso e lui praticamente mi diceva come preparare il sitaker, come dal secondo poi anche il vestito della sposa, sai, queste cose così. Dunque ci sono gente comune che fa questo lavoro, che aiuta Viaggio e Vedo a dare, come si dice, un senso a un viaggio, una realtà, ma parlavamo anche delle loro vacanze, abbiamo parlato delle sue e mi chiedeva appunto come è possibile poi avere delle garanzie sul fatto che magari, sai, quando uno ha un'attività comunque può avere degli inconvenienti. Abbiamo parlato anche delle assicurazioni e come diciamo cercare di recuperare qualcosa qualora non è possibile più partire. E vi annuncio che nelle prossime puntate sicuramente tratteremo questo argomento, che ha un valore molto importante per tante persone, perché si pensa di non poter prenotare o di non approfittare di questa possibilità perché magari ci si fa scappare l'occasione, mentre è possibile riservarla. Ma allo stesso tempo, se succede qualcosa, comunque recuperare i quattrini che si sono investiti, che la dice lunga. Perciò se trovate una tariffa, una cosa interessante, chiamate pure Viaggio e Vedo allo 06 410 36 36, come fanno tante persone fortunatamente che ci danno la loro fiducia, ci fate la domanda che vi serve e sicuramente trovate una risposta adatta alle vostre esigenze. Non è poco avere un agente di viaggi di riferimento, è comunque importante. La fiducia è qualcosa che non si può comprare, ma si conquista nel rispetto dei ruoli, soprattutto rispetto alle persone che ti affidano la loro vacanza, che magari hanno sognato per tutto un anno. Allora, vi lascio alla viabilità e vi invito a rimanere con noi perché poi ripartiremo dalle Isole Eolie con il mio amico Tommaso. A fra poco, restate con noi. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. Put your hands together one time.
together one time. I want you to get together. 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 Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. Buongiorno, eccoci tornati di nuovo su Radio Dimensione Stereo. Viaggio e Vedo ha fatto il collegamento con il suo amico Tommaso, che oggi ci parla da Salina, niente proprio di meno, nel cuore delle isole olio della Sicilia, con un bellissimo sole, e stavamo fuori onda parlando di quello che sono stati i film girati su quest'isola. Ma intanto voglio dare il benvenuto a Tommaso. Tommaso, buongiorno, benvenuto a Radio Dimensione Stereo, come stai stamattina? Buongiorno a tutti gli ascoltatori, tutto bene? E qua a Salina oggi c'è un po' di vento, d'altronde siamo alle Isole Eolie, siamo nelle isole di Eolo, il dio del vento, però si sta benissimo, una brezza molto molto bella. Ecco, questo ci fa piacere, perché a Roma ancora il tempo fa un po' così e così, fa le bezze, però è scoppiata l'estate, è scoppiata la voglia di star bene. Raccontiamo queste isole, che secondo me è un patrimonio fantastico. Io dico sempre che in questo periodo dell'anno conviene veramente approfittare del nostro Mediterraneo, perché offre veramente tanto a pochi metri da casa. Ecco, questo è importante. Allora senti, com'è il tuo ruolo lì? Cosa fai di preciso? Come accompagni i turisti in giro per le isole? Allora, io sono una guida turistica abilitata per la Sicilia, certo, ma in Sicilia ovviamente siamo guide turistiche regionali, certo, e lavoro, diciamo, tra le Isole Eolie, la provincia di Messina, in genere la città di Messina e Taormina. Bella però località, mi sposto chiaramente, bella località. Infatti, che mi sposto, cioè, in una zona abbastanza strategica dal punto di vista turistico, certo, però mi sposto chiaramente in tutta la Sicilia, perché faccio anche da 20 anni, esattamente, certo, 23 anni faccio l'accompagnatore turistico per tutta la Sicilia. In una terra fantastica. La Sicilia la conosco bene. Ma è una terra fantastica, ha dato sempre degli esempi di magnificenza, per come la conosco io sarò di nuovo in Sicilia vediamo un po' che mi ricordo bene, perché sai com'è, la vecchiaia comincia il 20, ecco, il 20 di ottobre sarò di nuovo a Palermo. E me la godrò ancora una volta questa città fantastica. Per me è una delle più belle città che ho visto, senza parlare poi del Duomo di Monreale e la Piazza delle Vergogne, insomma, voglio dire, ce n'è da raccontare. Ma oggi voglio stare con te sull'isola, voglio dire appunto ai miei amici della Viaggio e Vedo di Radio Dimensione Stereo, di Radio Gioia Paradiso Amica, come arrivare alle Isole Eolie. Ecco, diciamo che oltre al volato da Roma, poi dopo però bisogna comunque prendere un traghetto per arrivare da voi. Allora, arrivare da noi è semplicissimo, intanto diciamo, le possibilità sono molteplici. Certo. Prima di tutto, diciamo, arrivando da Roma, la possibilità più diciamo in uso è quella di arrivare fino a Napoli, sì, poi a Napoli prendere la nave, sì, una bella attraversata, una bella navigazione di qualche bel po' di ore, effettivamente dopo tante, certo, e imparare quindi le isole. Questo per evitare la Salerno Reggio Calabria, l'autostrada. Certo. Oppure si potrebbe arrivare a Milazzo, perché sì, Milazzo è il porto di imbarco per le Isole Eolie. Qui c'è una vastissima scelta di aliscafi o di navi che appunto ci portano alle isole. Gli scafi
diciamo sono tantissimi, sono circa un milione anche meno. E da Milazzo la prima isola è diversa, certo, è molto, è diciamo che insomma il punto di approdo, il punto di diciamo di partenza è sempre la città di Milazzo. Una cittadina abbastanza bella, e attenzione, diciamo, noi consideriamo Milazzo una cittadina di passaggio, ci vediamo per prendere l'estate, però merita sicuramente una visita, soprattutto per il castello, di Milazzo, come gioiello, vedi quante. Ecco, quante volte passiamo, diciamo sempre noi anche nelle chiacchierate che ci facciamo con le guide, quante volte passiamo sopra delle bellezze e anche sotto al naso e non ne conosciamo, mentre la fortuna di avere una guida nel nostro soggiorno sicuramente ti apre la mente e ti rendi conto che hai delle bellissime cose che poi sono tesori che riporti a casa, perché ovviamente Tommaso tu mi insegni che la visita guidata fatta in maniera con professionisti è sicuramente un plus che ti aiuta ad avere dei ricordi fantastici, insomma, no, della propria vacanza, perché non è soltanto una persona che ti racconta, ma è una persona che ti trasmette emozioni, perciò tu percepisci il valore di queste cose. Certo, la visita guidata è importantissima, soprattutto in posti come questi, che sono posti di miti, di leggende, sono posti dove Ulisse è passato nelle dell'Odissea, sono posti dove la guida è necessaria per capire diciamo le attività vulcaniche, perché è tutto nella nostra zona. Sono posti dove una guida è necessaria per capire un attimino la botanica. Noi abbiamo un microclima estremamente favorevole per lo sviluppo di piante endemiche che sono uniche nel loro genere. Basta parlare appunto del caffaro, dei cafferi prodotti grandi verticali di soluoli. Quindi per non parlare della storia, assolutamente la storia è una delle cose che ci affascina di più, diciamo, rispetto alle isole eoliche. Basta pensare che le civiltà e le civilizzazioni sono arrivate nel XVI secolo avanti Cristo, quindi stiamo parlando di epoche antichissime. Certo. Quindi diciamo una guida si può davvero illustrare le bellezze di queste isole. Fa la differenza. Intanto parliamo che è Salina, poi ancora ci sono le altre, diciamo, no? Non è soltanto, certo, Salina. Sono sette isole, la prima appunto partendo dalla terraferma, dalla Sicilia, diciamo, è l'isola di Vulcano, l'isola di Vulcano che è un vulcano attivo, abbiamo dei bagni sul sole, la spiaggia delle sabbie nere, diciamo che è la prima in ordine di arrivo. Poi c'è la più grande che è l'Ifari, è un paese, diciamo, una cittadina di 1000 abitanti circa, dove diciamo c'è un museo e un sito archeologico davvero bellissimo. Come no? Un museo che diciamo raccoglie tutta la storia dell'arcipelago, come ho detto prima, a partire dal 600 millennio anticristo fino ad arrivare all'epoca greca, romana, e c'è anche un museo della vulcanologia. Ma poi abbiamo nominato Vulcano, molti non si ricordano proprio il film intitolato Vulcano, mi ricordo che c'era Anna Magnani che lo girava quel film, la mente non mi inganna. Dunque anche qui torniamo, come vedi, a una delle cose fantastiche, una delle, diciamo che il cinema e il turismo sono andati spesso a braccetto, non ultimo Jep Garbardella ha vinto l'Oscar con questa realtà. Dunque bene o male i nostri territori. Poi parliamo dell'Isalina, che come dicevi prima, che dove è stato girato il postino, cosa insomma voglio dire, Grande Troisi, anche quello, cioè fanno da scenario a dei set cinematografici che poi hanno fatto il giro del mondo, che hanno vinto Oscar. Dunque sono posti che veramente la fanno da cornice, e perché non gustarseli nella loro splendida interezza durante il periodo di, diciamo adesso, tra luglio e agosto, che sono i periodi più belli per vedere queste cose, queste isole, che comunque è un contorno d'Italia, è un territorio che comunque vale la pena conoscere, capito? E non è detto che poi debba costare per forza una fortuna, anche se
Comunque io ho sempre detto che preferisco spendere qualcosina in più ma godermi le cose di casa mia, perché comunque danno un risultato, via, ecco, questo diciamolo, via, mare bello, gente simpatica e soprattutto buon cibo e buon vino, poi, ecco, anche perché anche dalle parti due si produce un ottimo passito, se mi ricordo bene. Assolutamente, il vino di Malvasia, che è prodotto sull'isola di Salina, è un fiore all'occhiello della nostra viticoltura, no? Certo, Malvasia, certo. Poi abbiamo il Salina DOC, che è proprio un vino prodotto sull'isola. Sì, abbiamo tantissime cantine, anzi le cantine molto, il più delle volte rimangono aperte, i nostri visitatori, e propongono delle degustazioni di vino gratuite, no? Certo. Poi l'enogastronomia appunto è molto molto peculiare all'Isola Eolie, non dimentichiamoci che questo è il paradiso del pesce spada, proprio in questa stagione, proprio questa è la stagione del pesce spada, quindi il migliore sicuramente si può gustare in questo periodo estivo. Certo, sicuramente certo. L'enogastronomia è davvero un punto di forza di questo patrimonio mondiale dell'umanità. Ecco, appunto, non dimentichiamo. Le isole fanno parte dell'UNESCO, sì. Ecco, perciò se qualcuno internazionalmente l'ha scelta, penso che comunque un valore ce l'abbiano. E noi diciamo, il nostro compito come Viaggio e Vedo, come Radio Dimensione Stereo, grazie anche alla collaborazione di persone come Tommaso e come le altre guide che con noi fanno questo programma, ci permettono di regalare ancora una volta quei sapori d'Italia che chiaramente non hanno niente da invidiare a nessuno, insomma, voglio dire, credo che comunque ne valga la pena passare una settimana alle Isole Eolie, poi o in barca o comunque nelle strutture recettive che possono essere degli appartamentini o degli alberghetti a uso familiare, è comunque una valida alternativa a tante altre destinazioni, perché poi c'è anche chi ci è andato in vacanza e ci è rimasto lì, non è voluto più tornare. Certo, io dico sempre 7 giorni, 7 isole. Sono 7 isole, quindi un'isola al giorno. Sì, che poi è anche abbastanza facile, quei draghetti che fanno una parte all'altra, è abbastanza facile andarle a scoprire. Ne vale la pena. Senti, io ancora ho molte domande da fare, ma tanto ci sentiremo ancora, Tommaso, questo è poco, ma sicuramente sì, ne vale la pena. Senti, vogliamo fare un accenno anche alle crociere che si fanno intorno alle isole con caic e con barche locali, perché ci sono dei pescatori che fanno anche questo, che portano un po' in giro a vedere. No, ti dicevo, le crociere in caico e nelle barche locali che fanno i pescatori sul posto per portare i turisti. Assolutamente, questa è una forma di turismo relativamente nuova, diciamo, relativamente nuova. Ci sono dei caichi turchi, sì, che appunto si possono noleggiare per una settimana, per esempio, certo, e fare il giro appunto delle isole. Certo. Oppure le escursioni che partono giornalmente dalla Repubblica, certo, no. Poi se ne va a spasso un po' per tutta l'isola, insomma. Quasi come fosse un capitano alla scoperta di quale rotta, perché ricordiamoci che ci sono anche delle aree marine protette in queste isole, dove chiaramente il mare è qualcosa di eccezionale. Io ho visto, la mia fortuna, diversi documentari che parlavano di questa realtà, e devo dire che pur conoscendole rimango comunque colpito dalla bellezza, ecco, e dalla semplicità del posto. Insomma, tutto fa turismo, e soprattutto quando si riceve, si è sull'isola, si viene ricevuto da amici, e la musica un po' cambia un po' tutto, e lo spirito di Viaggio e Vedo di persone come Tommaso, che lui i clienti non li tratta come tali, ma li tratta da amici, come dicevamo, no? È più facile così, poi. Giusto, Tommaso? Pronto? Sì, ti dicevo, è più facile curare i turisti come amici che come clienti, sicuramente. Assolutamente, assolutamente. Anche
diciamo, sulle isole si vive in una atmosfera che è un po' più rallentata rispetto alla terraferma. Certo. E poi no, i turisti non vengono trattati come amici, perché i turisti vengono trattati come amici perché le nostre sono comunità molto piccole, in cui si bada molto al rapporto umano. Certo. Da noi i turisti non sono numeri, da noi i turisti sono delle persone che hanno un valore aggiunto che diciamo va sicuramente valorizzato. Perché ricorda, come dicono gli americani, word of mouth, passaparola, per noi è importante. Come tu ritorni a casa e fai buona pubblicità, come è stato bene, sono stato bene in quelle isole e ci comincerò a venire altre persone. Io credo che se comunque qualcuno si fa almeno 10 ore d'aereo dagli Stati Uniti per venire qua e in più si imbarca poi per queste isole, dunque è un bel viaggetto, credo che noi che ce l'abbiamo sotto casa potremmo veramente approfittarne, insomma, ecco, specialmente assolutamente sì, sì, è logico. Allora Tommaso, io volevo ringraziarti per il tuo intervento e sicuramente ci risentiamo poi nelle prossime settimane per parlare ancora di questa splendida terra. Con grande piacere, sarà assolutamente un piacere enorme per me introdurti la mia Sicilia sotto tutti i punti di vista, magari, storico e magari ci si vede a Palermo appunto il 20 di ottobre, andiamo a farci una passeggiata insieme per la città, che dici? Assolutamente, io già l'ho annotato nella mia agenda. Hai fatto benissimo, io sarò lì con un gruppo di croceristi, miei amici, ce ne andremo a spasso a mangiare degli ottimi cannoli, ecco, così poi ne riparleremo, vedrai che sicuramente a qualcuno noi mangiamo, a lui gli viene qualche etto in più. C'è anche Ivan che lo guardo qui con i cannoli non si possono portare perché facciamo gli autotrasportatori di cannoli, via. Di cannoli di cazzato o di arancini. Oddio, madonna, perché ho già preso un etto, io. Va bene, allora ciao di nuovo e grazie per aver partecipato con noi a Rea Dimensione Stereo. Un abbraccio a te. Grazie da parte a voi, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Tommaso, buona giornata, ciao. Eccoci qua di nuovo insieme per parlare adesso dopo la Sicilia, torniamo in studio e parliamo di turismo a quattro zampe. Bene, turismo a quattro zampe, voi sapete che io sono un amante degli animali, personalmente vivo con due pappagalli e un bellissimo cane di nome Astra, che è una trovatella. Ovviamente insieme alla mia famiglia, e la mattina chi si alza prima prepara il caffè, un po' come fate tutti voi, però è carino insomma avere il proprio cane che ti mette la zampa e ti dice scusa ma un biscotto a me quando? E allora poi tu dai il biscotto al cane, ti pappagallo ti svolazza sulla spalla e ti guarda, finisci col cenerino e poi vai a dare il mangime a quell'altro. Cioè, è comunque una festa, sembra che quando tutti alzi o sei diventato Crusoe nell'isola dei sogni, oppure comunque sei abiti a casa di Gianluigi, Viaggio e Vedo, e trovi queste simpatiche cose. Beh, dunque, parlando appunto di turismo a quattro zampe, Viaggio e Vedo ha comunque nel suo... la sua programmazione ha delle strutture sia in Sardegna come Residence Tavolara, sia in Toscana come l'albergo San Lorenzo e Santa Caterina, sia in Puglia abbiamo anche qui due residence, una a Mattinata e una a Vieste, dove si accettano i cani, cosa molto importante, che ma per davvero si accettano, non è messo là sul catalogo, no, assolutamente no, e molti di questi neanche fanno pagare l'estra per il cane, dunque sono benvenuti, ecco, questa è una cosa molto importante. Ricordo per chi viene in Sardegna che è molto importante sapere che il cane non può scendere in spiaggia, la cabina di bordo purtroppo non lo permette, perciò anche se voi è vero che magari ci sono più maleducati gli uomini che le bestiole, però è disposizione che non può scendere, deve avere tutte le vaccinazioni e soprattutto nel passaggio ponte bisogna tenerlo a bordo, eventualmente si prende il traghetto con relativa musaruola e guinzaglio, deve stare a fianco noi, questo principalmente anche per i cani di grossa taglia, se anche sono più buoni, però purtroppo vanno tenuti in questa maniera. Ricordate, io dico sempre che ci sono delle musaruole proprio adatte che sono sostenute in modo che non danneggiano il naso dell'animale.
E mentre per la Toscana li ospitiamo invece in un albergo San Lorenzo e Santa Caterina, abbiamo degli appartamenti proprio attaccati all'albergo, tutta una con la struttura, però già accedono sul parcheggio dell'albergo, in modo che uno non, la mattina se vuole uscire non disturba nessuno, va col proprio cane ovunque e c'è anche spazio per loro, c'è spazio vitale, ecco, non sono buttati un po' così alla, come viene, e questo è importante. Voi sapete che l'albergo San Lorenzo e Santa Caterina è vicino Lucca, Siena, Pisa, Volterra, comunque ce n'è da Angelo Lattiale, perciò con il nostro canuccio possiamo eventualmente farci anche delle escursioni. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Come stai? Non riesco a sentirla, pronto? Sono Tina, pronto, mi senti? Tina, buongiorno, benvenuta, come stai? Ciao, ben trovato a te, Hai visto? Hai visto? Avanti, quante, almeno peggio. Quante cose carine facciamo oggi. Che cosa fai oggi? Fammi capire. Oggi abbiamo parlato delle Isole Eolie, abbiamo parlato del turismo a quattro zampe, quando stavamo appunto, ci hai chiamato, abbiamo parlato della Bulgaria e poi adesso racconteremo il Brasile e poi ancora l'Australia. Insomma, come vedi, tante... come si fa ad andare in Australia? Fammi capire. Rimani in ascolto, alle 11.45 ci sarà la nostra esperta Paola che è qui in trasmissione con noi e ti racconterà. Sintonizzati. Ma purtroppo sai qual è il problema? Ma io parlo per me, sinceramente, con la mente sono ovunque, ovunque è possibile. È già un passo avanti. Purtroppo le priorità mie personali sono altre in questo momento e quindi non mi posso muovere per nessun motivo, e personali e di famiglia. Facciamo poco, allora, sono costretta. Seguici, magari viaggi con la mente e stai insieme a noi. Ecco, questa è la cosa importante. Ci fa piacere, tu sai che noi facciamo questo lavoro principalmente per fare informazione. Dopodiché sta al passeggero sapere che ha a che fare con persone affidabili e darci le proprie vacanze. Insomma, questo è importante. È una cosa, questo tu sei molto bravo, come sempre, ti faccio i complimenti. Grazie. Le cose che dici, ma mi pare proprio di vederle. Poi chi ha una mente un po' con una fantasia molto aperta, è molto facile. Mi pare di vedere i luoghi, no? Insomma, parliamo di cose comunque belle, abbiamo parlato di dove è stato girato il Postino, abbiamo parlato di dove è stato girato Vulcano con Anna Magnani, insomma, ce n'è, abbiamo parlato del turismo di fatto da professionisti. Ripeto, proprio in questo momento io sono purtroppo legata qui a Salerno per motivi miei personali e di famiglia proprio, quindi... è una priorità proprio. Chissà che non si venga noi a vedere Luce a Salerno, che è quella bellissima manifestazione. Ma dai, per me sarà un piacere conoscerti, averti ospite. Veniamo giù con tutta la radio, con Ivan pure. Ma pure, Ivan me lo ha promesso da anni, pensate che io lo conosco da anni, non è un anno. Lo conosco da anni, abbiamo fatto tante cose insieme con lui. Certo. Ma... ecco, pronto, è caduta la linea. Eccoci qua, insomma, parlavamo appunto, non sapeva come vedere, abbiamo accennato a Luce a Salerno, una delle più belle manifestazioni che diciamo che io conosca sul territorio italiano. Ah, ecco, pronto? Ci sei? Pronto? Sì, è Gianluigi, sei ancora in onda. Pronto? Ecco, Pina, mi senti? Sei a Salerno, io sono a Roma, è logico che ci sia questa... Ma dai, ci sono 300 chilometri. 400 chilometri? Ti sembrasse poco. Ma insomma, dai, in via d'aria sarà molto meno, credo. Sì. No, appunto, ma mi è partita la musica, non so perché. Perché siamo alla radio, è logico che parte la musica. Comunque, dammi detta, io ti saluto adesso, ti lascio grazie al tuo lavoro. Grazie. E ripeto, la mia fantasia viaggia e mi trovo in ogni posto bellissimo. Sei lì e allora, ma comunque la mia Salerno non è da togliere, no, ho il mare, no. E quindi di conseguenza vediamo di fare un attimo un po' di vacanze qua. Sicuramente un po' di vacanze a Salerno, anzi invitiamo anche le persone che vogliono conoscere la costiera amalfitana e questa provincia di Salerno. Salerno e dintorni, che favolosa, viaggio vedo a posti meravigliosi. Noi abbiamo degli alberghi a partire da 99 euro a coppia, perciò 40 euro per uno per stare in alta stagione. Venite nella nostra terra, nella mia terra. Sicuramente. Storici ovunque, cose passate, antiche da scoprire. Eccoci qua. Bene,
abbiamo salutato, allora prima saluto che è caduta nuovamente la linea, ma fa parte della diretta, siamo bravi anche in questo. Allora, dicevamo appunto, parlavamo appunto di quello che era il turismo degli animali e per finire parlare della Toscana, perché chiaramente San Lorenzo è vicino anche alle Cinque Terre, perciò è facile andare a visitare anche questa realtà lasciando la macchina alla stazione di La Spezia, si prende il trenino per Rio Maggiore, Rio dell'Erba e si fa veramente una bella giornata. Parlando invece della Puglia, sappiamo che è abbastanza vicino perché la struttura si trova a Mattinata o a Vieste, sono circa 3 ore e mezza di macchina da Roma e anche qui gli animali a quattro zampe sono i benvenuti. Allora vi lascio a Strano ma Vero e poi ci risentiamo e prepariamo le valigie che voliamo in Brasile con Giorgio. A proposito. Abbiamo preparato la nostra valigia e ci prepariamo ad andare in Brasile. Intanto la regia sta chiamando il nostro amico, Giorgio, lo mettiamo in diretta e parliamo del Brasile. Così perlomeno raccontiamo delle cose belle dopo aver visto un Brasile onestamente poco brillante. Buongiorno carissimo amico, ben trovato, benvenuto ai microfoni di Radio Dimensione Stereo, come stai stamane? Benissimo, grazie. Sono felice per te, mi farà veramente piacere. Senti, visto che il Brasile ha preso 7 pappine ieri sera, una cosa che penso passerà alla storia, noi possiamo raccontare... Mi sento malissimo però. Eccomi, mi senti? Ecco, io ti sento benissimo invece, chissà perché, possiamo... Aspetta che provo a aumentare il volume, no, è già al massimo. È massimo. Senti Giorgio, secondo te 7 motivi per venire in Brasile, quali sono? No, scusa, ma proprio non sento proprio nulla. Ah, c'è la viabilità e ti ridiamo Giorgio. Viabilità. Thank you.
Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare per un cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro. Eccoci qua, allora siamo rientrati insieme dopo la viabilità e abbiamo richiamato il nostro amico ed esperto del Brasile, che è Giorgio. Giorgio, ancora ti do di nuovo il benvenuto e niente, allora parliamo appunto del dopo la... ci agganciamo alle sette pappine, via dai, ci agganciamo alle sette pappine del Brasile e raccontiamo un po' quello che è il nostro punto di vista su come, su i sette motivi per venire in Brasile. Via Giorgio, eccoci qua. Allora, i sette motivi per rimanere in tema, in tema con quello che è successo ieri, ma per il Brasile fortunatamente sono sette motivi validi, tra positivi. E credo che poi possano essere ben più di sette, diciamo anche 777. Innanzitutto mi piace ricordare che per il Brasile possiamo utilizzare una compagnia aerea fantastica, che è la TAP Linee Aeree Portoghesi, che collega giornalmente i vari punti italiani con ben 12 destinazioni interne brasiliane. Ma è molto affidabile, questo bisogna dirlo. Assolutamente sì, è una delle migliori a livello europeo e mondiale. Sicuramente. Poi Brasile possiamo fare dal classicissimo Rio de Janeiro, bella, magnifica, fantastica, Salvador de Bahia, bellissima, coinvolgente, avvolgente, con il fascino del Pelourinho, il quartiere coloniale della città. Sì, quello, quello patrimonio dell'UNESCO, sì. Assolutamente sì. Ma poi a me piace tanto poter spingere verso nuove destinazioni brasiliane, quelle che molti non conoscono e che quando scoprono impazziscono. Parliamo di posti magnifici tipo Porto de Galinhas. Porto de Galinhas è un'esperienza assolutamente unica. Parliamo del nord-est del Brasile, parliamo di come punto di riferimento di arrivo del volo intercontinentale dall'Italia,
arriviamo direttamente su Recife. Anche su Recife, certo. E una volta arrivati al Recife scendiamo di circa una settantina di chilometri a sud, sì, e andiamo in questo paradiso terrestre. Paradiso dal punto di vista, una barriera corallina assolutamente unica, dove si crea un fenomeno magnifico. Forte escursione di alta e bassa marea, quando c'è la bassa marea si creano delle piscine naturali che diventano dei veri e propri acquari, dove si può fare il bagno con una miriade di pesci tropicali con cui ci giochi, certo, puoi fare delle cose magnifiche. Invito poi eventualmente a poterti contattare. Ci chiamano sicuramente, gli diremo tutti, gli faremo vedere proprio che toccare con mano, come abbiamo fatto assolutamente sempre. Sì, peraltro abbiamo un albergo che è esattamente davanti a queste piscine naturali, l'hotel, certo, Armassau do Porto. Oppure possiamo parlare di un altro fenomeno magnifico, parliamo dei Lençóis Maranhenses. Lençóis è facilmente deducibile, vuol dire tradotto lenzuoli. Perché? Perché quando si arriva con l'aereo a São Luís, che è piccolo aeroporto a nord di Fortaleza, e si ha come l'impressione di sorvolare un prato dove sono stati messi ad asciugare dei lenzuoli. Poi piano piano, quando ci si avvicina, ci si rende conto che non sono lenzuoli, ma sono delle dune di sabbia della consistenza del talco, perfettamente bianchi, con il mare verde che si introduce dentro queste dune, sì, e crea proprio un effetto ottico come se fossero dei lenzuoli messi ad asciugare. È una cosa assolutamente magnifica, è un parco naturale con ingressi contingentati, ma visitabilissimo da chiunque. Certo, certo. Io, poi possiamo... Scusami? No, stavo pensando alla famosa... ti ricordi quella località dove ci fa il trasferimento con la jeep lungo il bagnasciuga? Mi stava venendo in mente. Jericho Acquara, che tutti conoscono come Jerì. Jerì è una località, è un sogno più che una località. Parliamo di... Anche a me ha colpito. Siamo a nord di Fortaleza, circa 200 km a nord di Fortaleza. Il trasferimento si fa necessariamente con delle 4x4, con delle vetture a quattro ruote motrici, perché i primi 120 km sono su strade normali, bellissime, si attraversano dei paesaggi fantastici. Ma quello che è sorprendente sono gli ultimi 80 km che si fanno sul bagnasciuga del mare, sulla spiaggia, perché non ci sono strade e si arriva in questo paradiso terrestre dove assolutamente si vive scalzi, non esiste asfalto, non esiste, tutto è sulla sabbia, ci sono delle piccolissime pousadas, una più bella dell'altra, certo, peraltro alcune a gestione italiana, con degli italiani che sono andati lì in vacanza e non sono più tornati per quanto è bella. E poi ci stanno altri milioni di argomenti, possiamo parlare, sì, dell'Amazzonia con un volo diretto Roma-Lisbona-Manaus, si arriva a Manaus, un'ora e mezzo di trasferimento in canoa a motore, certo, dentro la foresta amazzonica, e si arriva in questo resort, un eco resort magnifico, da dove si possono fare delle escursioni assolutamente uniche. Ti ricordi, Gianluigi, ti... Dimmi. Ho parlato dell'incrocio delle acque. Già, vero. Sono quei due fiumi che si uniscono ma non si mescolano, corrono appaiati per circa una sessantina di chilometri, proprio con la differenziazione delle acque. Sono il Rio Branco e il Rio Negro, cioè il fiume bianco e il fiume nero, e si vedono proprio queste due acque che non si mescolano, ma non si mescolano né le acque, né la flora, né la fauna, e poi a un certo punto si separano e diventano come se nulla fosse successo, altri due fiumi.
Certo, certo. Senti, ti dicevo, abbiamo ancora appunto questi 5 minuti, che vorrei approfittare di te. E, ti dicevo, anche un'altra cosa ha colpito di questa località che parlavamo prima, che addirittura noi quando partono consigliamo alle persone di portare borzoni, perché sennò le classiche valigie a rotelle non camminerebbero nemmeno sulla sabbia. Assolutamente, a Gerico Acquara è impossibile portare qualcosa a rotelle, anche perché peraltro è una destinazione veramente unica, non certo. Serve arrivare con un abbigliamento, lì si vive con il pareo. Eh sì, praticamente si vive perché praticamente l'orologio non sa neanche più a che cosa ti serve, te lo rimetti quando vai via, tanto per ricordarti. E la cosa magnifica, divertentissima, è che lo scadere della giornata avviene con una cerimonia fantastica. Ah, ecco, raccontiamo. Tutti i giorni, grazie a una particolare esposizione di Gerico Acquara, si può andare ci si incontra tutti quanti su una duna di fronte al mare e si brinda al tramonto. Ed è un'esperienza assolutamente unica. Beh, io ne sono innamorato, sono 30 anni che faccio Avanti Gerico con il Brasile e certo. Francamente quando ho scoperto Gerico Acquara sono rimasto folgorato. Certo, certo, ma sono queste le cose, ecco, quello che non ti dirà mai, come diciamo sempre, non ti dirà mai la rete, non ti diranno mai l'esperienza umana fatta da noi agenti di viaggio, quello che portiamo a casa sono una cosa unica nel suo genere, è quello che trasmettiamo ai nostri clienti quando poi torniamo nei nostri uffici. Io credo che probabilmente anche chi sta sentendo adesso certo. Possa percepire il mio entusiasmo verso questa magnifica destinazione. Beh, ma quando c'è il bello è bello, non è che c'è poco da dire, quello così più o meno, cioè, è questo che funziona, il fatto di trasmettere, e che è proprio questo ci darà a noi che facciamo questo lavoro fatto in una maniera appunto come lo facciamo noi e lo veniamo addirittura a raccontare in radio, ecco, ricordiamo poi ancora i numeri 06 93 54 30 17 per chi vuole entrare in contatto con noi, come ha fatto la mia nostra amica Pina, e oppure 393 06 70 199 per chi vuole mandarci un sms, Radio Gioia Paradise Amica, Radio Dimensione Stereo e Viaggio e Vedo saranno ben felici di raccontarvi il Brasile con cui oggi stiamo parlando con il nostro amico Giorgio, insomma, ecco. Che poi ricordiamo anche che prenotati per tempo questi pacchetti sono avvicinabili, insomma, non è assolutamente sì, dobbiamo sfatare il fatto che si pensa che una vacanza in Brasile sia fra virgolette proibitiva. L'importante è sapersi organizzare, prenotandola per tempo diventa una cosa accessibilissima. Certo. Parliamo di pacchetti con cui possiamo stare tranquillamente sui 9 giorni, 7 notti, comprensivo di volo, eccetera, orientativamente intorno ai 1600 euro, certo. Anche di meno, probabilmente in funzione della tariffa aerea che riusciamo ad ottenere, ripeto, prenotando per tempo. Sì, ma è tutto lì, il segreto è tutto lì. Quella, ma a questo serve l'agente di viaggio. Io dico sempre che quando si ha la fortuna di avere un agente di viaggio come amico o comunque una persona che fa i tuoi interessi, sicuramente la vacanza va bene. Allora, senti, io ti devo appunto salutare perché fra poco interverrà la nostra amica Paola, però grazie veramente tanto per l'emozione che ci hai raccontato, e anche tu stavolta hai vinto 7-0 nei confronti di qualcun altro. grazie a te, a risentirci a presto, preparati un altro intervento con un'altra bellissima destinazione. Grazie Giorgio e buon lavoro. Allora, carissimi amici all'ascolto, questo era Giorgio, il nostro amico e collega che ci ha presentato il Brasile. Allora, un attimo di pubblicità e rientriamo con Paola e la nostra Australia.
Eccoci qua, allora rientriamo ancora, ripartiamo per questo nuovo viaggio e facciamo un salto dal Brasile all'Australia, altro continente tutto da scoprire, ma anche qui se si sfadano dei miti vedrete che ci si arriva presto e non sempre spendendo una fortuna, perché da qui la cosa più importante rimane il fattore tempo, perché i giorni ci vogliono. Allora, carissimi amici, do il benvenuto alla mia collega Paola Salvati, che è qui in studio con noi e ci racconta la sua Australia dai suoi più ventennale esperienza su questa destinazione. Paola, benvenuta, allora il microfono è per te, gli ascoltatori della Dimensione Stereo aspettano la tua, il tuo racconto, via, ecco. Buongiorno a tutti, cominciamo il racconto che spero continuerà per altre puntate. Sì. Partendo da un punto fondamentale, il tempo appunto. Certo. L'Australia richiede un paio di settimane, considerando i tempi del viaggio, certo. Per una dozzina di giorni, quindi potrebbero essere le ferie matrimoniali, permesso matrimoniale, una bella vacanza di un paio di settimane, 3 giorni a Sydney, un paio di giorni a Dyer's Rock, nel deserto, appunto quello che viene chiamato il Red Center, quello splendido monolito che si vede in tutte le foto pubblicitarie che riguardano l'Australia, insieme ai canguri, insieme ai koala, insieme ai bellissimi dipinti aborigeni, sia dipinti, proprio dipinti di artisti moderni e contemporanei, sia graffiti su roccia, e poi anche la barriera corallina, Cairns, le isole, il mare e le foreste, la foresta pluviale, le due foreste pluviali, Cape Tribulation e Wurunuran, che si raggiungono da Cairns. E, per quanto, diciamo così, per quanto possibile, l'Australia può essere visitata tutto l'anno, tranne la regione di Darwin, che è non dico off limits, ma comunque non particolarmente consigliabile nel periodo che va da ottobre ad aprile a causa delle piogge, essendo una zona che si visita soprattutto per la natura, soprattutto per immergersi proprio in quella che è una condizione totalmente diversa, piante rigogliose, animali, qualcuno anche pericoloso, fortunatamente molto lontani dai centri abitati, comunque si possono ammirare coccodrilli, ma per quanto riguarda questa parte dell'Australia ovviamente esistono dei limiti obiettivi ed oggettivi. Tutto il resto dell'Australia può essere visitato durante tutto il periodo dell'anno, diciamo così, tutti i periodi dell'anno, con una particolare attenzione al proprio progetto di viaggio, perché esistono metropoli anche interessantissime, cosmopolite come Melbourne, come Sydney, e così come esistono realtà scabre e desertiche, che possono essere il Kings Canyon, che possono essere Ayers Rock, una delle destinazioni più diciamo così, più gettonate, più richieste da tutti i turisti. Diciamo che facciamo un discorso di costi. Sì, adesso possiamo cominciare a parlare di costi, interpretando le cose in maniera leggermente diversa, perché esistono due modi in cui una persona può pensare di visitare l'Australia. Un tour organizzato con guida, che ovviamente ha un costo superiore a quello che può essere un viaggio organizzato non proprio fai da te, ma in parte fai da te, perché l'aereo rimane comunque il mezzo più appropriato e più facile per spostarsi all'interno dell'Australia, anche a causa delle enormi distanze. Certo. Non si può assolutamente pensare, a meno di non avere tanto tempo a disposizione, di viaggiare in auto da Sydney ad Ayers Rock, mentre ci si arriva tutto sommato con 3 ore e mezzo, 4 di aereo. Parliamo di 3 ore e mezzo di aereo, dunque si parla di più di 1000 chilometri. Ben oltre i 1000 chilometri. Quindi diciamo che quindi
o tour con guida, con guide locali, certo, perché per tutta una serie di motivi, anche il fatto che gli italiani ormai sono abituati a viaggiare, sono perfettamente in grado di viaggiare anche da soli. Certo. I tour organizzati di quando io ero più giovane, che, con la guida che partiva dall'Italia, accompagnava il gruppo per tutta la durata del viaggio, che aveva bisogno di assistenza, aveva bisogno di rassicurazione, non ci sono più, non esistono più. Si viene accolti ad ogni tappa da guide locali, quindi che conoscono benissimo la zona nella quale servono, diciamo così, aiutano i clienti, li accompagnano durante le escursioni che possono essere molto diverse. Cominceremo appunto con quella che io amo di più, Ayers Rock, il deserto, che è il paradiso dei fotografi e dei camminatori. Dei fotografi perché appunto le albe, i tramonti, cioè circa ogni mezz'ora si può avere una luce diversa, dei colori diversi e anche proprio una specie di rapimento, perché in effetti i colori sono la parte più importante di questa parte dell'Australia. Anche le tradizioni, ovviamente, perché poi Ayers Rock non è soltanto la roccia, ma anche tutto il racconto che c'è dietro, tutta la storia, il modo in cui gli aborigeni intendono anche il tempo. Loro infatti lo considerano il tempo come qualche cosa, non come per noi europei, che il tempo è un'entità verticale, per loro è orizzontale, siamo tutti qui, chi c'è vivo, chiamiamo così, vivo, presente nella realtà che si può toccare, la realtà tangibile, e anche quelli che non ci sono più, i nostri padri e anche i nostri futuri figli, sono tutti quanti qui, in questa dimensione del sogno che è scandita dal tempo che noi percepiamo passare, ma che in effetti in qualche modo quasi non esiste, perché tutto scorre e tutto ritorna indietro. Poi abbiamo anche appunto Cairns, la barriera corallina, da lì partono tutta una serie di di crociere anche per amanti delle immersioni, anche come? Con bombola, amanti dello snorkeling, anche pigri amanti del relax e della spiaggia, delle attività, quelle più piccole, proprio starsene belli seduti, respirare e sentirsi alla fine del proprio mondo. E qualche volta c'è anche chi torna, vende tutto e riparte. Riparte, sì, questo, quello che succede sempre. Ma succede a parecchie persone, mentre l'Australia, diciamo così, nei primi anni del Novecento, forse fine 800, inizi 900, è stato il territorio dove tutti sono andati per trovare una nuova realtà, un lavoro, la possibilità di ricominciare da capo, la possibilità di avere una vita migliore. Adesso spesso e volentieri le persone che si vogliono trasferire in Australia, cercano di trasferirsi in Australia, lo fanno proprio perché in effetti è come vivere in Europa in alcune città, sì, come sì, Melbourne sì, e come Sydney, con delle gallerie d'arte, con anche stilisti di moda, che noi qui in Italia non conosciamo, qui in Europa non conosciamo, ma anche in Australia, anche in Nuova Zelanda, di cui magari parleremo più là, ci sono degli stilisti molto interessanti, ci sono produzioni cinematografiche importanti, non parliamo soltanto del Hobbit e di Tolkien, ma parliamo anche di produzioni cinematografiche che sono arrivate nelle nostre televisioni. Quindi è tutta una realtà che in parte è parallela e contemporanea, in parte mantiene una magia proprio per la vastità del territorio, per per tutto il sogno che comunque continua ad essere lì, ad essere presente, malgrado tante cose siano cambiate, tante realtà si siano evolute anche in maniera molto molto europea. Certo, ovviamente la colonizzazione, il cambio generazionale, il passaggio ha fatto sì che ormai c'è un'integrazione molto forte, questa è una cosa molto importante. Senti, prima, diciamo, ormai sono rimasti pochi minuti, però vogliamo parlare un po' di budget. Noi abbiamo messo a giù che
per fare un viaggio fai da te in Australia per le persone un po' più esperte, e diciamo che stiamo intorno ai 2.200-2.300 euro tra volo e qualche notte, poi dopodiché si comincia a parlare un po' di più per quelli che invece desiderano invece avere i tour accompagnati con persone che le seguono durante tutto il soggiorno, ovviamente. Sì, per quanto riguarda i tour, ovviamente le partenze sono in date fissate, prefissate, certo, quindi certo. Chiaramente bisogna adattarsi a quelle che sono le offerte dei vari operatori, tenendo appunto presente che il minimo necessario per fare un tour basic, cioè così, tre città, tre località, Sydney, Ayers Rock e Cairns, richiede 11-12 giorni liberi dall'Italia per un totale di 8 notti in certo. loco. Partiamo, diciamo così, la soluzione migliore, se non, diciamo così, se non si vuole optare per un tour con guida, è quello di comunque prevedere l'acquisto di biglietti aerei il più possibile, cercando di anticipare i tempi. È piuttosto improbabile, riuscire a trovare delle buone condizioni per il trasporto aereo all'interno dell'Australia, perché ovviamente anche gli australiani si spostano in aereo, quindi il consiglio che posso dare è quello di prevedere un budget di almeno 1.400-1.500 euro per un itinerario di questo genere. È piuttosto difficile, se non in alcuni periodi in cui esistono delle offerte che sono chiaramente escludono di fatto sempre il periodo di luglio-agosto per disponibilità e quant'altro dei voli, ma a questo punto, diciamo, acquistare magari il biglietto, decidere quante notti voler fare in ciascuna delle località e poi magari riempire con il noleggio auto e soprattutto con una bella preparazione per quanto riguarda i luoghi da visitare. Certo. La cosa importante è sempre passaporto, valido almeno 6 mesi, patente internazionale, per parecchie delle compagnie a noleggio è indispensabile, non per tutte, ma a questo punto tanto vale essere pronti, che la patente internazionale va sempre portata con sé insieme alla patente italiana, e la guida è a sinistra, quindi considerare che sarà prudentissimo, a meno di non essere molto abituati a guidare a sinistra, quindi aver vissuto magari in Inghilterra, o considerare che si viaggerà di giorno con tappe che non dovrebbero superare i 400 km, altrimenti non si vede nulla. Mamma mia, e questo è quello, ecco, tutto quello che io ringrazio intanto Paola, questo minuto che ci è rimasto, come vedete ce n'è veramente tanto da dire, e ecco, avere con noi un esperto di questo tipo, ecco, questo è il servizio che offre Viaggi e Vedo, dunque avere chiarezza di intenti. Perciò rimanete con noi, la viabilità e poi ancora la cucina italiana. Grazie Paola e alla prossima destinazione. Grazie a tutti, a risentirci. Allora, eccoci qua, torniamo dall'Australia a casa nostra, perché una delle cose in cui si, diciamo, si sentirà un po' più la mancanza è sicuramente il mangiare. Allora, io oggi voglio raccontarvi una nuova ricetta come tradizione a mezzogiorno che facciamo qui a Radio Dimensione Stereo, perché l'Italia è tutto, ma soprattutto è buon cibo, buona cultura
e poi ancora tanto buon vino, insomma, lo star bene è quello che ci invitano un po' tutti. I nostri amici che ci vengono a trovare hanno comunque una, dice mamma mia, quello che portano, dice, vedete adesso ultimamente c'è la reclame di quel grosso attore famoso americano che parla del tonno, se non fare reclame. Comunque, voglio parlarvi di questo, le pappardelle del Fiumicino, Rocca di Papa e Frascati, fanno questo piatto particolare, è un nome singolare ma ricco di gusto. Sono un vero e proprio viaggio gastronomico nel dintorni di Roma, un'espressione di differenti sapori tra mare, boschi, insomma. Adesso sentite che cosa, come sono fatte. Sono 400 grammi di pappardella all'uovo, ovviamente parliamo sempre di base 4 persone, abbiamo ancora un po', diciamo, olio extravergine d'oliva, 8 mazzancolle fresche, 4 porcini freschi di Rocca di Papa, 50 grammi di guanciale affumicato di Frascati, 50 grammi di pomodorini, un bicchiere di vino, aglio, peperoncini, sale e pepe e basilico fresco. Ovviamente le mazzancolle le avremmo prese sulla nostra costa da Fiumicino in poi. Dunque, si soffriggono nel tegame a basso le 3 teste d'aglio schiacciate con un peperoncino, aggiungiamo del guanciale, lasciamo rosolare tutto per qualche minuto. Quindi uniamo i funghi porcini tagliati bene alla melle con le mazzancolle e aggiustiamo comunque il sale e il pepe, rosoliamo per qualche minuto, sfumiamo con un mezzo bicchiere di vino bianco, un Frascati superiore, e lo facciamo evaporare aggiungendo chiaramente i pomodori a pezzetti. Quando il sugo comincia a ritrarsi e diciamo che le mazzancolle cominciano a essere dorate, giriamo un po', cerchiamo di stare attenti alla contura, cuociamo le pappardelle, ricordiamo che fa abbastanza veloce, in circa 6-7 minuti abbiamo già fatto, e chiaramente scoliamo, le riversiamo, manteghiamo in padella e poi andremo a servire con del peperoncino e le guarniamo con delle foglie di basilico. Beh, insomma, detto questo, rimane soltanto da dire buon appetito, perché insomma, meglio di così a mezzogiorno credo che non si possa fare di più. Una delle tante buone ricette del nostro amico Bruciapadelle che ci racconta durante la sua esperienza trentennale nella ristorazione. Bene, adesso io chiamiamo la nostra amica Roberta Guida di Trieste e passiamo alla nostra rubrica Il turismo della memoria. Oggi parleremo di Caporetto, parleremo di quello che è successo e soprattutto parleremo degli itinerari che la nostra amica prevede durante la sua agenzia che porta, quando porta in giro le persone per vedere. Perciò ci parlerà appunto, perché poi Caporetto oggi è Slovenia, e ci parlerà appunto di come le organizza. Allora, sta squillando, vediamo un po'. Roberta, buongiorno carissima amica mia, come stai? Benvenuta. Buongiorno, bene, sto smanettando con i nuovi codici di Trenitalia. Sì, come vedete, come abbiamo sempre detto nel nostro programma Turismo alla Radio, in onda tutti i mercoledì su Radio Dimensione Stereo e su Radio Gioia Paradise Amica, intervengono come opinionisti soltanto persone che fanno turismo. Siamo ben lieti di dare a tutti gli ascoltatori la possibilità di chiederci, di farci domande allo 06 93 54 30 17 oppure un sms al 393 06 70 199 per darci le loro richieste, ma per quello che riguarda il lavoro, il racconto, le opinioni vengono date a tutti dagli agenti di viaggio, persone che di turismo ne fanno un loro lavoro. Bene, detto questo, Roberto, allora io so una bellissima cosa, che tu hai avuto la fortuna di assistere al concerto di Riccardo Muti a Re di Puglia. Ebbene sì, sono riuscita ad agguantare un biglietto per le orecchie stile coniglio proprio, perché sono andati bruciati nel giro di forse una giornata e troppo. Mamma mia. Beh, sono riuscita a prendere un buon posto, perché erano 3 livelli di biglietti praticamente, certo, oltre ai posti in piedi,
e ho avuto la fortuna di essere anche abbastanza vicina al display dove sul video appunto correvano alcuni filmati originali e non molto distante quindi dall'orchestra e dal coro. Ecco, raccontaci che sensazione hai provato, insomma, a trovarti in questo luogo sicuramente importante, ma anche simbolico, ecco, non è soltanto una cosa così, insomma, voglio dire, è vero che uno ci fa tante visite, però ogni volta è particolare, poi in un contesto del genere, no, io non ricordo a memoria d'uomo, perlomeno per i miei 50 anni, una cosa di questo tipo, onestamente non me la ricordo. Allora, guarda, ti spiego, il palco era sistemato sulla destra della scalinata del sacrario, del sì. monumento. Quindi c'era la scalinata libera dove con giochi di luce praticamente cambiavano le luci appunto a seconda del brano che veniva eseguito. Ricordo era la messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Noi come pubblico eravamo sul piazzale antistante, quindi tra il palco e la scalinata. E una delle cose che mi ha colpito di più, a parte la musica, la messa da Requiem, non era la prima volta che la sentivo, certo. però l'abbinamento, che non so se è stato casuale, perché se è stato calcolato, l'hanno calcolato benissimo, partivano alcuni filmati di bombardamenti e contemporaneamente stavano eseguendo il Die Sire, per cui i colpi di tamburo erano perfettamente sovrapponibili a questi colpi di cannone che vedevi ma non sentivi, certo. ed è stata una cosa che lascia la pelle d'oca effettivamente anche adesso a raccontarla. Beh, ci credo, poi io non ho sentito qualcuno di colpi di cannone, anzi ne ho sparati 80, dunque so benissimo che cosa vuol dire, e riuscire comunque, dico, nell'intento a far sentire, a dare voce a un filmato con i tamburi nella stessa maniera, devo dire che sono stati bravi, se hanno fatto questo. Io purtroppo, come sai, non l'ho potuto vedere, ma già il fatto che tu lo racconti qui a noi, dai microfoni della Dimensione Stereo, ci fa veramente piacere. Senti, cos'altro ti ha colpito di quel concerto? Allora, il concerto è stato eseguito benissimo, c'erano naturalmente le quattro voci, soprano, mezzo soprano e il tenore e il baritono praticamente, certo. Che hanno cantato in maniera veramente splendida. Una cosa che non riuscivamo a spiegarci poi parlando anche tra colleghi che ci siamo ritrovati all'uscita, certo. era come mai c'erano l'Italia, l'Austria, la Slovenia e la Croazia, ma mancava l'Ungheria, che pure ha perso migliaia di uomini sul come no. E non riuscivamo a spiegarci come mai non ci fosse l'Ungheria, anche perché il pensiero va era naturalmente tutti. A tutti i soldati certo. Caduti in quel frangente, certo. ovviamente. Non no? è una pace, certo, sicuramente sì, ma non lo so, perché questi poi sono i misteri delle realtà che uno poi, ma forse anche meglio non Infatti. Entrare in merito, perché insomma quello che ha fatto il maestro penso che sia veramente un omaggio a tutti, perché speriamo che queste cose siano veramente, non si ripetano più, perché onestamente certo. fa veramente paura, anche se vediamo quello che sta succedendo questi giorni in Israele, insomma sembra che ogni tanto qualcuno certo. se lo scordi. Comunque va bene. Senti, un'altra cosa, volevamo allora parlare del nostro, invece, la nostra gita che tu fai a Caporetto. Sì, in realtà Caporetto non è molto distante né da Grado né da Trieste, qualche chilometro in più. Un itinerario che io faccio sempre è proprio per collegare paesi che oggi sono in Slovenia, perché Caporetto era italiana ma adesso è appunto in Slovenia, certo. e prima naturalmente c'era l'impero austro-ungarico. Certo. Io faccio un percorso che passa per Gorizia, risale la vallata dell'Isonzo, in un posto dove il fiume ha un'acqua color verde smeraldo splendido, e Caporetto oggi è un paesino di 2000 abitanti ma ha un importantissimo museo della guerra, tra l'altro museo anche premiato per la sua esposizione, certo. e poi da lì, prendendo un valico secondario in una località che si chiama Stupizza, si rientra per Cividale, e quindi è come fare un anello
e ripercorrere un po' anche quella che è stata poi la battaglia dell'ottobre del 17, certo, no? Cioè, sì, purtroppo sì, che quella fu veramente una cosa devastante, perché se ricordiamo da lì poi non sono arrivati al Piave, perciò parliamo di chilometri e chilometri di fronte fatti a marcia indietro dalle truppe italiane, quasi in disordine, certo. Proprio, che insomma credo che sia una Cividale, ci sta tutto. Perché gli italiani hanno distrutto il ponte del diavolo originale, certo. C'è stata la carica del Genova Cavalleria dei Lancieri di Novara da Pozzuolo in piena pianura friulana, quindi un anello che ha tanta storia da raccontare, anche se è stato un frangente terribile, mamma ovviamente. Mia, mamma, no? Noi infatti lo spirito di questa cosa che facciamo noi è proprio perché vada nel vero senso del ricordo, perché comunque ci sono stati tanti ragazzi che hanno avuto solo la sfortuna di nascere in quegli anni, perché insomma voglio dire, noi fortunatamente questo a noi non è successo, ecco, però hanno fatto veramente cose incredibili e io quando le vedo veramente rimango ecco espresso, e poi però comunque mi piace ricordare anche poi il territorio per quello che è oggi, per come lo vive, cioè non scordare nulla di quello che è stato, però allo stesso tempo poi visitare oggi invece magari la Cividale, quella più moderna, dove magari trovi anche degli ottimi vini, trovi dell'ottimo, diciamo, dell'ottimo cibo, insomma, ecco, ricordare anche questi territori oggi noi lo scopriamo in tutti e due i modi, cioè come era allora quello che è successo e come oggi e come la vive. Certamente io, come tu sai, il prossimo anno, il 17 di maggio, partiremo da Venezia con MSC Crociere, faremo la crociera del centenario. E ricordo che chiaramente i prezzi sono veramente interessanti, parliamo dalle 560 euro insomma la cabina interna, fino ad arrivare ai 700 euro di una cabina esterna con balcone, ma soprattutto c'è da dire che in queste quote sono incluse anche delle una parte della quota va a recupero dei monumenti storici come Re di Puglia, perciò chi partecipa alla crociera sa di per sé che sta offrendo il suo contributo alla conservazione di quei luoghi. Ecco, questo ci piaceva raccontarlo, insomma, Roberta, credo che sia importante questo. Poi a bordo ci saranno chiaramente possibilità di presentare libri, testi per chi vuole, MSC ci metterà a disposizione uno spazio adeguato per le nostre manifestazioni, dunque una cosa veramente interessante. Ecco, senti, a proposito di Cividale del Friuli, appunto è questa, che cos'è che contraddistingue oggi anche per dire le due cucine, quella slovena e quella italiana, ecco, che sono lì attaccate in poche parole secondo te? Ma certo, ma in realtà è la cucina tradizionale povera contadina rivista ha dei tratti comuni su certe pietanze, penso per esempio allo strudel, penso a certi minestroni belli carichi, certo. Al modo di cucinare per esempio la carne più che il pesce, hanno tantissimi tratti, che poi era la cucina che seguiva il ritmo delle stagioni, certo. Perché ovviamente non c'erano né frighi né congelatori, con i prodotti tradizionali del posto, certo. Quindi possono essere appunto vari tipi di verdure o piuttosto formaggi o gli insaccati, perché poi dall'allevamento degli animali dipendeva la riserva di cibo, certo. Della famiglia, pensate al maiale, no? Certo, questo che erano comunque le realtà del posto. Senti, oggi cosa c'è di andare a vedere a Cividale, diciamo, come turismo al di fuori dei percorsi diciamo che ricordano la Grande Guerra? Cosa consiglieresti di vedere in quell'area? Beh, Cividale è una cittadina molto carina, a 130 metri sul livello del mare, ha mantenuto il centro storico diciamo alla medioevale, ma per vedere c'è di tutto e di più, ci sono due musei archeologici, c'è il famoso tempietto, che in realtà si chiama Oratorio di Santa Maria in Valle, ed è il must proprio di Cividale, lungo un fiume, certo. Quindi un paesaggio gradevole tra fiume e colline, e poi le viuzze,
piccole piazzette che oggi ospitano caffetterie e locali e localini ma di un certo livello. Certo. Ripeto, c'è veramente di tutto e di più. Passare una giornata a Cividale è come fare un tuffo nel periodo longobardo, tra l'altro. Dunque è stata dichiarata proprio sito UNESCO insieme ad altre 8 località proprio per gli itinerari e per la vita dei longobardi, dei quali è stata la prima capitale. Vedi, e questa torniamo a un'Italia, ecco, che si rispecchia un po' dappertutto. Insomma, io ho visto Dubrovnik, mi sembrava di non essere uscito da Venezia, in poche parole, perché, e qui torniamo un po' pressoché a quell'architettura. Dunque, vedi, c'è niente da fare, abbiamo comunque tanto da raccontare. Chiedo scusa se intervengo, vi sento pochissimo. Ecco, mi ero allontanato dal microfono, la colpa era la mia. Allora, ti dicevo, appunto, non manca certo occasione per ricordare quanti luoghi belli abbiamo in questa nazione, insomma, ecco, sia sotto il profilo storico che sotto anche il profilo contemporaneo, dove è possibile entrare in contatto con una realtà che ti dà soddisfazione anche in una semplice passeggiata e una presa del caffè seduto a uno dei tanti bar storici, insomma, ecco, questo è un po' quello che succede in tutta la tua regione, ecco, via. Giusto? Mi senti, Roberta? Pochissimo, so. Veramente una voce flebile. Piano. Dopo due ore di diretta abbiamo ancora pochissima energia. Pochissima voce, come voi dovete dire, che rimaniamo energia. Senza voce. Pochissima, sì, un po' come la guida, insomma, ecco, né più né meno. Ti dicevo, comunque, un territorio che offre tanto sia nella storia che nella modernità, ecco, via. Questo è un po'... Certo. Dimmi. Sì, in effetti siamo un territorio piccolo, non è né la Toscana, né la Sicilia o il Lazio. Però, insomma, le nostre cosine ce le coccoliamo proprio... magari con un bicchiere di quello buono, come si ecco, dice, appunto, no? Ecco, un vino che tu consiglieresti di bere, oltre che tu, come sai, io sono un amante dell'Amarone, però non è chiaramente quella la regione. La nostra tradizione qui è il vino bianco. Sicuramente. Base 100, l'80% sono vini bianchi e il restante vini rossi. Certo. E il vino tradizionale friulano è il Tokaj, che con il Tokaj ungherese non c'entra assolutamente Mamma niente. Mamma mia, lì c'era una diatriba, mi ricordo che per avere la riconoscenza europea abbiamo fatto una lotta da paura. Ma è stata una cosa triste, perché chi ha portato avanti questa cosa non ha capito che cos'è il Tokaj friulano, che è un vitigno autoctono che è stato portato, secondo un documento del 1636, in dono di nozze da una contessa Aurora Formentini al marito ungherese. Ecco. Poi tutto il resto purtroppo sono state cose, stendiamo diciamo un velo pietoso, intanto noi il vino ce lo beviamo comunque, alla faccia, allora. E va bevuto fresco, perché è un vino secco che va benissimo anche come aperitivo. Poi tra i vini rossi abbiamo Merlot, Cabernet, Refosco e Schioppettino. Ecco. Che consiglio, sì. Con le carni, e poi tra i vini bianchi abbiamo anche vitigni di origine istriana, come può essere il Malvasia, e altri che sono tra Miner, Muller. Senti, ti invito a stare ancora in linea con noi perché parte la viabilità e ti riprendo subito dopo. Ok. In a little cafe just around the bend, a hot drag wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep, and I can feel a change is coming closer, sweet release. I
rientriamo in diretta dopo la transibilità e con l'occasione io voglio brindare con Roberta nel salutarla al Tokaj italiano, quello DOC, che non c'entra niente appunto con quello ungherese o con quello che trovate prodotto in chissà quali altri paesi, perché il Tokaj rimane comunque un ambito autoctono italiano e questo la dice lunga su come siamo bravi a fare certe cose. Oltre a ospitare le persone, sicuramente il vino, nessuno può venire in Italia a insegnarci come si fa. È vero, Roberta? Pronto? Pronto, no. Sì, adesso ti sento un po' meno. Sì, sì, no, ti dicevo che nessuno può venire ad insegnare agli italiani come si fa il vino. Poco ma sicuro. Ma è una delle eccellenze dell'agroalimentare nostro, come discorso anche più in generale, perché ripeto, l'Italia è un paese splendido. Io spero che si riesca veramente a capire che sono queste le cose il nostro che fanno dell'Italia veramente un grande paese, ognuno nelle sue piccole particolarità locali, certamente. Senza nulla togliere a veramente a niente, a nessuno. A nessuno. Insomma, ragazzi, c'è da mangiare e da bere bene dappertutto da noi, dai. Basta là, diceva quello. Va bene Roberto, esatto. Io ti ringrazio ancora per il tuo intervento e sicuramente aspetto i tuoi itinerari da pubblicare sia sul sito della radio che su quello di Viaggio e Vedo. Allora, un saluto alla tua città, un saluto al Triveneto e ancora risentirci appresto con la crociera del Grazie centenario. Grazie a voi, un saluto a Roma. E il turismo della memoria. Un saluto ancora, un abbraccio, ciao. Buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Allora, carissimi amici, all'ascolto ci fa veramente piacere aver raccontato anche qui parte dell'Italia. Allora, prima di lasciarvi voglio raccontarvi ancora qualcosa. L'Italia, come si dice, oltre al territorio italiano, come sapete, Viaggio e Vedo però fa anche outgoing e manda le persone veramente in giro per mezzo mondo. Ora, vi voglio segnalare, mi è arrivata da poco una proposta diretta per voi ascoltatori della radio con Viaggio e Vedo e Costa Crociere, che mi permette di fare su determinate partenze una promozione estate turno, quello che prevedono uno sconto di 150 euro a cabina. Cosa molto importante, perci basta telefonarci allo 06 410 36 36 oppure a 06 410 16 80 e vi dirò per esempio che per la Costa Classica che parte il 25 luglio è possibile su una cabina doppia scontare 150 euro. Uguale come addirittura abbiamo la Costa Mediterranea il 15 ottobre, il 7 di ottobre la Costa Pacifica, la Favolosa il 22 di settembre, sono la Magica ancora il 21. Comunque, come vedete, ce ne sono veramente, veramente tante. Questo è uno dei motivi per ascoltare Viaggio e Vedo, il turismo alla radio, essere informati da comunque una, come si dice, una opportunità in più per risparmiare qualche soldino in un momento importante. Voglio ancora darvi delle dritte perché in questo momento che si avvicina la prenotazione per il Mar Italia, che è importante, abbiamo la possibilità di darvi una mano veramente interessante con dei villaggi in Italia, sia in Sardegna che in Calabria, e abbiamo appunto questa opportunità non indifferente. E basta appunto dire che avete sentito la trasmissione, basta appunto parlare di Viaggio e Vedo, ecco, fare accenno alla nostra puntata, e qui abbiamo, per dire, nel villaggio di Apuleia, il villaggio La Pace a Tropea, per dire, abbiamo delle riduzioni che possono permettervi di pagarvi la vostra vacanza, per esempio 399 euro ad appartamento per le settimane che vanno adesso a chiudere il mese di luglio. Ma sono tante, tante, veramente tante le cose interessanti. Abbiamo anche una serie di tariffe dedicate sulla programmazione Viaggi Atlantide per quello che riguarda la Spagna, il Mar Rosso, la Croazia,
Gerba, Creta, ancora Madeira, Porto Santo, insomma Zanzibar, Kenya, chi più ne ha più ne metta. Queste sono delle piccole chicche che, chiamando appunto lo 06 410 36 36 oppure lo 06 410 16 80, potete avere. Vi ricordo ancora una volta i numeri della radio: 06 95 54 30 17 oppure 93 54 30 17 e l'SMS 393 06 70 199 per chiedere le informazioni. Potete anche chiederlo nella pagina web di Viaggio e Vedo, nel nostro sito www.viaggioevedo.it c'è la possibilità di mandarci un'email per qualsiasi richiesta volete ottenere come risposta, e noi siamo qui. Ecco, allora, dopo il notiziario vi do i miei saluti e ci risentiamo sabato, mercoledì prossimo, il 16 luglio, qui dai microfoni di Radio Dimensione Stereo. Un abbraccio e un saluto da Gianluigi Viaggio e Vedo, da Ivan Passeri e da Paola, che è stata con noi per l'Australia. A fra poco vi lascio il notiziario e tante... abbiamo ancora la possibilità, ecco, ho recuperato qualche secondo dal notiziario. Dicevo, appunto, volevo mandare i saluti a tutti i nostri amici che hanno collaborato, a Roberta La Guida, a Tommaso, a, chiaramente anche a Viaggio e Vedo, a Piera ed Alessandro, che comunque collaborano con me da 20 anni, e abbiamo la possibilità di stare insieme ancora mercoledì prossimo, 16 luglio, con tanti argomenti. Sicuramente faremo la nostra vecchia Europa. Un abbraccio, a presto, e tanti auguri da me e da Ivan Passi per una buona settimana. Ciao a tutti.